Ve lo dico francamente, e in italiano, a differenza di quello che pensa il presidente Conte, non si fanno premesse di 30 minuti. Io non ci ho capito una mazza. Avete capito? Perché qua ci sono tutti quanti i giornalisti che parlano di Conte, sopracciglio, non sopracciglio. Io ho trovato un avvocato che ha spiegato delle procedure per cui ci sono 22 parametri per stabilire quando una regione è più o meno a rischio. Ma a me dei 22 parametri di Conte mi frega relativamente. La mia regione è a rischio oggi, lunedì? Non lo so. La mia regione è nella seconda fascia oggi, lunedì? Non lo so. Poi direte voi, beh, però ha detto che chiuderà i centri commerciali. Vabbè, questo me l'aveva già spiegato il governatore della Lombardia che aveva chiuso i centri commerciali e poi vuole la didattica a distanza per le superiori. Ma voi che avete un figlio che sta alle medie o sta al liceo, non capite se vale anche per i licei, vale per i licei o vale anche per le medie? Non l'ha detto, non è chiaro. Poi ti dice, ci saranno delle restrizioni per tutto il territorio nazionale. A che ora? Oh, toc toc! Non è una stronzata! Ti presenti alla Camera? A me dei 22 parametri con i quali una regione è a rischio o no, mi interessa relativamente, voglio capire, alle 19, alle 20 c'è il coprifuoco o no? Lo stanno stabilendo politicamente, se alle 18 o alle 21, ma voi vi rendete conto? Vado avanti, non basta. Ti dice anche il dettaglio. Per esempio, se tu sei un barista, io sono un barista e c'è una piccola slot machine a 20 metri, io il bar te lo tengo aperto, non so per quanto, non so per dove e come, ma a 10 metri tu non puoi usare quella slot machine. Ma che cazzo vuol dire? Tu gli puoi offrire il caffè, gli puoi vendere il caffè, ma a 10 metri tu arrivi nella misura di dettaglio per cui non puoi usare la slot machine. Perché slot machine è cosa brutta e sbagliata. Su questo entra nel dettaglio, ma sulla didattica a distanza non entra al dettaglio. E poi dice, bisogna ridurre al 50% il trasporto pubblico. Ma ragazzi, ma ancora ci prendiamo per il culo sul trasporto pubblico? Ragazzi, qua stiamo, dice, arriva il Presidente del Consiglio e dice, vabbè, ma facci tu la mattina alle 9 a scuola, a meno che tu non sia in una di quelle scuole, in una zona di cui tu non sai e in una fascia che tu non sai che può avere obbligo della didattica a distanza. Ragazzi, parlare chiaro, porca puttana! Questa sera io non posso parlare chiaro. Quando io faccio Quarta Repubblica sono come Conte, sono un pagliaccio. Io sono un pagliaccio, eccomi, io sono un pagliaccio. Sapete perché? Perché io vorrei sapere se i miei figli possono andare a scuola, se il mio bar lo posso aprire, se la mia regione è rossa, se io posso fare la mia attività commerciale e industriale, se il mio ristorante dopo che me l'hai chiuso alle 18 me lo chiudi anche a mezzogiorno. Uno si attende questo da uno che parla chiaro. Invece hai avuto uno che per 40 minuti ti ha fatto la supercazzola spiegando tutto sommato una cosa molto semplice, che i lockdown come l'hanno fatto a marzo non ci saranno. Poi mi dovete spiegare una cosa, io che parlo chiaro. Se il suo ministro della sanità dice che la nostra curva è terrificante e che siamo nell'emergenza più totale, perché nell'emergenza di marzo noi abbiamo fatto il lockdown totali e qua invece facciamo i lockdown locali, posto che oggi in realtà il virus è molto più diffuso in Italia di quanto lo fosse, diffuso il virus, di quanto lo fosse a marzo. Forse era sbagliato quel lockdown che ci hanno spiegato che era il modello migliore del mondo? Io sono totalmente d'accordo anche con questo, ma mi sembra incredibile che un cittadino italiano, un imprenditore italiano, una mamma italiana, un giornalista italiano, di quello che ha detto Conte per 45 minuti, parliamoci chiaro, oggi il Parlamento non ha capito una ceppa. La prima sanità, la prima salute, la prima certezza che un italiano vorrebbe avere è capire che cosa gli succede domani. Domani non sa se i figli li può portare a scuola, se il bar lo può aprire, se il ristorante può andarci, se il cinema, anzi, quello non ci va, lo sappiamo di per certo. Insomma, vorrebbe sapere se si può spostare da una regione all'altra, se può continuare la sua vita normale. È chiedere troppo? È chiedere troppo a un presidente del Consiglio che ha individuato 22 parametri per definire una regione più o meno a rischio? Secondo me è chiedere il giusto in una democrazia. E poi tutte ste pip, opposizione, non opposizione, non ce ne frega niente di questa roba qua. Fateci capire cosa e come possiamo vivere domani mattina. O è chiedere troppo, lo ripeto, no, non penso che sia chiedere troppo.